In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì su un monte a pregare. E mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e lo avvolse. E all'entrare in quella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: Questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono nulla a nessuno, e a nessuno dissero ciò che avevano visto. Parola del Signore. Domani celebreremo la domenica della Trasfigurazione e in questa vigilia vogliamo visualizzare Gesù sul monte trasfigurato. Domani il mondo civile celebra la festa della donna e vogliamo visibilizzare accanto a Gesù colei che più a lui assomiglia, colei che si ammanta della sua gloria e trasfigurata appare a noi nella bellezza eterna. Maria. Guardiamo per un momento Gesù. È sulla montagna, il Tabor. Mentre egli prega, la preghiera crea in lui un alone, come succede talvolta, ma qui in maniera particolare, straordinaria, il fulgore circonda Gesù, il fulgore della unione con suo Padre, il fulgore dell'unione con Dio nel mistero divino. Quando noi preghiamo, entriamo nel mistero di Dio. Se preghiamo nella luce dello Spirito Santo. Qui la preghiera di Gesù si materializza, cioè apparisce in tutta la sua potenza perché provoca la presenza del Padre nella luce dello Spirito che si sprigiona da Gesù. In questa teofania due personaggi sono accanto a lui per rendere testimonianza, la legge e i profeti, cioè nella figura di Mosè, nella figura di Elia abbiamo tutto il Vecchio Testamento che si proietta verso Gesù, perché tutto è ordinato a Gesù.
Gesù è il punto centrale della rivelazione. Tutto si concentra in Gesù, che è appunto il centro dell'universo, il centro della rivelazione, il centro della vita. Ed è il Padre che ha dito a Gesù: questo è il mio figlio diletto. A lui dovete volgere lo sguardo, perché è da lui che viene la luce e la vita. È lui che andrà alla morte, come raccontano Mosè ed Elia, perché così entra nella luce della resurrezione e darà a tutti gli uomini che sono nelle tenebre la facoltà di uscire, di immergersi nella luce. Il popolo che era nelle tenebre vide una grande luce, agli abitanti della morte una luce apparsa, un grande fulgore. La trasfigurazione è la celebrazione della luce, che è la luce della verità, la luce dell'amore, la luce della vita, in un mondo di tenebra, in un mondo di ombre, in un mondo di morte. E il Padre del Cielo ci invita a guardare Gesù, questo Gesù che cammina con noi e che un giorno poserà il piede nella dimensione eterna, trascinando con sé tutti quelli che hanno creduto in Lui. I tre discepoli hanno toccato con mano la gloria eterna e Pietro dice a Gesù: com'è bello stare qui, ma ancora non è ora, perché c'è il lungo viaggio verso il Calvario. Queste parole valgono per noi. Quelle che è scritte nel Vangelo vale per noi. Noi seguiamo Gesù, ma dobbiamo seguirlo fino alla croce per poter entrare con Lui nel mistero della luce, nella gloria della trasfigurazione. Per il momento tocca guardare proprio sul Tabor il volto di Gesù. Il tuo volto io cerco, Signore, io cerco il tuo volto. Guardiamo il volto del Signore e diventeremo raggianti anche noi. Ma c'è un volto che più assomiglia al volto del Signore. È il volto di Maria, la creatura trasfigurata, la creatura più bella dell'universo, la creatura che rifugge della luce del sole divino e porta nel suo volto i lineamenti del Figlio, perché quel Figlio è figlio di lei e quella carne che il Figlio porta è la carne di lei. Anzi, il volto di Gesù è come il volto di Maria, perché Maria ha dato questo volto a Gesù. Mentre la luce scende dal cielo, cioè dalla sua natura divina, i lineamenti sono di Maria, perché provengono dalla natura umana. Il cielo e la terra si fondono in quel volto, la natura divina e la natura umana, ed è Maria che entra in questa sintesi, è il volto di Cristo, è il volto del Padre ed è il volto della Madre. Secondo la natura divina porta il volto del Padre,
secondo la natura umana, porta il volto della madre, in una meravigliosa sintesi, opera dello Spirito Santo. Perché il Padre nello Spirito Santo genera l'Eterno, il Figlio, perché lo Spirito Santo nel tempo genera dal grembo di Maria il Cristo, il Figlio di Dio. Tutte opere dello Spirito nella Trinità, tutte opere dello Spirito qui sulla terra e dallo Spirito che la bellezza rifulge sul volto di Gesù. Il Padre nello Spirito genera Gesù. La Madre nello Spirito genera Gesù. Gesù che porta tutto il fulgore del cielo, tutto il fulgore della terra, tutto il fulgore della natura increata, quella divina, tutto il fulgore della natura creata, quelle che noi osserviamo. Guardiamo il volto di Gesù. E se nel volto di Gesù noi ci inebriamo della bellezza divina, della luce divina, inebriamoci anche della bellezza di Maria nostra madre, trasfigurata sul volto di Gesù, bella sul volto di Gesù e della bellezza di Gesù. Domani è la festa della donna. Per noi cristiani è la festa della donna tipo, della donna Maria. E come guardiamo ad Eva, nostra madre, come gli uomini guardano ad Eva, nostra madre, madre della vita ma anche madre della morte, noi cristiani guardiamo alla novella Eva, a Maria, non madre della morte, ma madre della vita, anzi madre di coloro che dalla morte sono tornate alla vita e non morranno mai più in quel figlio che essa ha generato. Dobbiamo a Maria la vita. Ecco perché la festa di domani è la festa di Maria. Celebriamo la festa della donna, ma celebriamo noi cristiani la festa della donna tipo Maria, a cui tutte le donne sono chiamate ad assomigliare, della cui luce tutte le donne debbono partecipare, a quella donna di cui dobbiamo tutti guardare le meravigliose fattezze, ma a cui tutte le donne e soprattutto debbono guardare e riprodurre la missione che la donna ha in Maria qui sulla terra. Lei madre della vita, le donne madri della vita. La festa della donna. È merito del cristianesimo avere riscoperto il volto della donna. Ma il cristianesimo ha riscoperto il volto della donna nella luce dello Spirito. È Lui che guida la Chiesa, e lo Spirito Santo ha riscoperto a noi uomini, Lui che è sempre lo scopritore della verità e della luce, ha riscoperto il volto della donna, la dignità della donna, ha riscoperto e ha ditato agli uomini il valore
della donna, perché anche Dio si è rivestito della luce femminile e nelle scritture è presentato come donna. Tutte le categorie umane intervengono per mostrare l'immenso e insondabile amore di Dio, e lo Spirito Santo già nel Vecchio Testamento aveva ditato Dio, l'amore di Dio, le viscere dell'amore di Dio nella donna, e Dio si mostra donna agli uomini. Come una madre consola il figlio, così io vi consolerò. Come si muovono le viscere della madre a compassione per il figlio, così si muovono le mie viscere quando vedo voi. Quando io guardo voi, le mie viscere si muovono come le viscere della madre. Dio si paragona a una sposa, si paragona nell'amore, e l'amore sul volto della donna comparisce anche sul volto di Dio, per cui già nel Vecchio Testamento lo Spirito adita con la sua luce che la donna porta il mistero della luce, il mistero della vita, anche che gli uomini non arrivano a scoprire nella donna la luce e la vita. Ma è lo Spirito che nella pienezza del tempo rivela l'importanza della donna quando ha fatto nascere il Figlio di Dio da una donna. La salvezza è venuta al mondo dalla donna, la vita divina viene agli uomini per il canale della donna, per cui addita nella donna la fonte della nostra vita. È lo Spirito Santo che compie queste meraviglie. È Lui lo Spirito che scende nel grembo della donna e dalla vita. Dio poteva scegliere un'altra via per darci la vita, ma sceglie la donna per dare la vita a tutti gli uomini, in Cristo Gesù, in Dio, nato da donna. Quando venne la pienezza del tempo, dirà Paolo ai Galati, Dio mandò suo figlio, nato da donna. Per cui il figlio di Dio è nato da donna, Dio è venuto in questo mondo dalla donna, la vita ci è stato dato da Dio in questo mondo dalla donna, perché Dio ha voluto entrare, è voluto entrare in questo mondo attraverso il grembo della donna ed è venuto fuori al mondo dal grembo di una donna, e il grembo della donna è sacro perché è la culla della vita. Guardiamo adesso a colei che ha avuto la sorte di essere la culla di Dio, a colei che porta il profumo di Dio e lo espande in tutto il creato, a colei che ricopre della sua bellezza e trasmette il suo profumo ad ogni donna che a lei assomiglia, ad ogni donna che deve condividere la sua missione nel mondo. Se pensiamo a tutto questo, noi ci esaltiamo e vediamo la differenza che passa tra la donna non cristiana e la donna cristiana. Cioè,
La donna trasfigurata dallo Spirito, agitata dallo Spirito, rivalutata dallo Spirito, e la donna ancora non toccata dallo Spirito. Se pensiamo ai filosofi pagani, almeno ad alcuni filosofi, ad alcuni grandi del pensiero pre-cristiano, dubitavano che la donna avesse un'anima. Soltanto l'uomo aveva l'anima umana. Dubitavano se la donna fosse dotata di anima umana. Per dire come anche nella concezione filosofica, scientifica, la luce della donna, l'identità della donna, non compariva alla mente umana. E lo Spirito Santo, Spirito di verità, che ha svelato il vero volto della donna. La donna è uguale all'uomo nella dignità. La donna è la culla della vita. La donna è la culla dell'amore. La sua missione nel mondo è una missione sublime. L'uomo senza la donna muore. Non può raggiungere la vita, non può raggiungere la sua missione e compagna dell'uomo. Come il primo uomo senza la donna non poteva generare la vita e non poteva vivere in questo mondo, così l'umanità senza la donna non può dare la vita, non può essere viva, non può far progredire l'uomo e la società. Una società di uomini è destinata alla morte, una società con la donna è destinata alla vita, anche sotto il profilo semplicemente spirituale. Perché Dio ha diviso le sue ricchezze nell'uomo e nella donna, ricchezze che sono complementari. L'uomo senza la donna è povero, come la donna senza l'uomo è povera. Ma la donna arricchisce l'uomo come l'uomo arricchisce la donna, e Dio si rivela pienamente nell'uomo. L'uomo diventa la gloria di Dio, maschio e femmina insieme. L'uomo unicamente maschio non è tutta la gloria di Dio, ma la gloria di Dio rispecchia sul volto dell'uomo, sul volto dell'uomo in cui c'è l'elemento maschile e l'elemento femminile. E' questo che ci rivela lo Spirito Santo, l'uguaglianza tra l'uomo e la donna, l'unità tra l'uomo e la donna, perché l'uomo e la donna sono congiunti insieme. Ed è in questa unità che noi vediamo il riflesso della gloria di Dio. Due persone diverse, ma un'unica persona umana. Come in Dio ci sono persone diverse, tre persone e un solo Dio. Un uomo e una donna, cioè un maschio e una femmina, e un solo uomo. Questo ci dice la rivelazione dello Spirito, per cui la donna viene rivalutata e dobbiamo noi prendere atto di questa rivalutazione fatta dallo Spirito Santo nei riguardi della donna ed essere grati allo Spirito perché si è svelato la vera luce del volto femminile. Ringraziare lo Spirito perché in Maria ha creato il prototipo della donna, vergine e madre, vergine e madre. La bellezza virginale di Maria si impone alla nostra attenzione. Oggi la verginità non è di moda. Per alcune donne è una vergogna, nell'opinione blasfema della società,
introversa della società, la verginità è quasi un difetto, non è più un valore, mentre la verginità è la virtù di Dio, è la luce di Dio che risplende sul volto degli uomini. Dio nella verginità genera il figlio. La verginità nasce nel grembo di Dio, è la virtù di Dio che viene data agli uomini, che nella verginità sono il riflesso della luce divina. Maria Vergine, che dà la luce l'uomo vergine, che si circonda di verginità e vuole la verginità come elemento che accompagna il suo cammino sulla terra. In Maria la verginità è elevata a grande dignità. La più grande dignità della donna è la verginità, perché nella verginità essa porta il volto di Dio, il volto di Cristo. Per cui, carissime donne, madri e nubili, guardate la verginità, intesa nel senso spirituale, come la perla più bella che voi potete avere, che voi portate sulla fronte, una mente vergine, un cuore vergine e, secondo che Dio vuole, un corpo vergine. Non per questo la verginità risplende sul volto di tutti quelli che vogliono assomigliare a Maria. Maria, pur diventando madre, resta vergine, segno che la verginità è un valore assoluto, un valore che Dio rispetta e a cui non nuoce la maternità, perché la verginità ha questo valore. Fratelli e sorelle, oggi la verginità non è in auge nell'opinione degli uomini, segno della degradazione del pensiero dell'uomo, segno del maligno che sedusse Eva. Dobbiamo rivalutare la verginità che la donna deve conservare come verginità di cuore, verginità di mente, anche nel coniugio ed anche quando resta sola, perché è una virtù che essa deve portare dentro se stessa, deve portare nel suo corpo finché resta tale, deve portare nel suo cuore quando diventa madre, deve portare nella sua, tutta la sua persona quando è sola. Chiediamo al Signore questa mattina di far risplendere la luce del volto di Cristo, la luce del volto di Maria sul volto di tutte le donne presenti, sul vostro volto, carissime sorelle in Cristo, carissime madri e carissime figlie. Io vedo la luce della verginità di Cristo, della verginità di Maria, e nel mio cuore ho un grandissimo rispetto per la donna, perché ho un rispetto per Maria, nostra madre. In ciascuno di voi io vedo il volto di Maria, anche quando questo volto è deturpato, ma nel fondo c'è la luce di Maria, nostra madre, c'è la luce di colui che ha voluto mettere in Maria la bellezza del suo essere Dio, perché nel fondo del cuore di Maria c'è un punto luminoso da cui parte la luce
e della presenza di Dio nel profondo di Maria, che illumina tutto il volto di Maria, tutta la vita di Maria, per cui essa risplende come il sole, là nel paradiso. Io vide un grande segno nel cielo, una donna vestita di sole. Quel sole è Cristo, e quella luce è la sua verginità, che è coronata dalla maternità. Maternità e verginità in Maria si fondono bene, perché la maternità aumenta la verginità di Maria, e la verginità rende bella la maternità di Maria, unica donna, vergine e madre. Ma un invito a conservare la verginità nella maternità, e nella maternità guardare la verginità, nella verginità agognare la maternità, perché la donna che resta vergine è sempre madre, ha la vocazione materna, e quella figliolanza, quella fecondità che non può avere nella materia, là nello spirito, la donna vergine può partorire uomini, può partorire vita sulla terra, perché la sua vocazione è madre di viventi, dare la vita, ma la prerogativa è questa, che resti vergine. Una donna vergine può generare la vita, può generare la vita nel mondo, come Maria diede la vita a Cristo. Ecco perché dobbiamo rivalutare la verginità come fonte di maternità spirituale, come fonte di vita. Io non vorrei dilungarmi, perché nel breve tempo dell'omelia basta dare alcuni flash di riflessione. Domani è la festa della donna. Care donne, care sorelle, care figlie, pensate a Maria, la donna ideale. Pensate a Maria, in qualunque stato voi vi trovate, coltivate la verginità. La verginità della mente, la verginità del cuore, la verginità intesa nel senso più bello della parola, perché la verginità di Dio, e dovete rifulgere nel vostro volto della bellezza di Dio incontaminata. Dovete compiere questa missione nel mondo, riflettere la luce di Dio e la luce di Maria. La vostra stessa presenza dovrebbe richiamare gli uomini ai più alti valori della vita. Non siate Eva, strumento di morte, che condusse Adamo alla perdizione, ma siate Maria in Cristo Gesù. E compite bene la vostra gli uomini, voi che siete educatrici dei vostri figli, tutti gli uomini sono vostri figli, rieducateli con la vostra luce, col vostro temperamento, con la vostra parola, col vostro conversare, rieducateli al senso della dignità umana, riportateli all'Eden, riportateli sotto la luce di Dio. Questo voi lo potete, avete un grande potere in mano, il potere che la donna nel cuore dell'uomo, finché si mantiene quella donna ideale che l'uomo in fondo al cuore sogna, e che in fondo al cuore vuole vedere anche in tutti i volti della donna. Confortate i mesti, consolate i mesti, voi che state sempre a consolare i figli, siate consolatrici, perché
Gli uomini hanno bisogno di consolazione, ma siate consolatrici come Maria. Siate consolatrici nello Spirito Santo. Accanto alla culla voi consolate il figlio, ma anche nelle prove consolate gli uomini, anche nella morte consolate gli uomini. Accompagnate gli uomini nel loro cammino, dalla culla alla morte, consolando gli uomini e accendendo sempre la speranza negli uomini, voi che siete nativamente madri della vita. La donna è la salvezza della società. La società si perde per la donna e si salva per la donna. E a voi che aspetta la salvezza dell'umanità, sappiate salvare l'umanità, esercitando il vostro ruolo, la vostra missione, con la dignità che vi viene da Dio, con l'autorità che vi viene da Dio. Maria è la madre dei viventi. Ogni donna in Maria diventa la madre della vita, la madre dei viventi. Siate consapevoli di questa missione e compitala nella luce di Cristo e nella forza dello Spirito Santo. Abbiate una grande devozione, una grande tenerezza per lo Spirito Santo che ha svelato il vostro volto agli uomini, che ha rivalutato la vostra dignità. Senza la rivelazione dello Spirito noi non avremmo avuto più quella luce sul mistero della donna. Voi che nascondete nel vostro grembo, quando diventate madre, il mistero della vita, siate coscienti che nel grembo dell'umanità si conserva una vita che deve sbocciare, la vita divina. Dovete alimentare questa vita divina nel grembo dell'umanità. Voi che nel vostro grembo portate il mistero della vita e alimentate il mistero della vita. La vita nasce, la vita nuova nasce in questo mondo e voi donne dovete alimentare questa vita nuova che nasce. Dovete invocare lo Spirito Santo, datore della vita, e dovete essere collaboratrice dello Spirito per questa vita nuova che deve diffondersi nel mondo, per questa vita nuova a cui Cristo Signore ci ha chiamato secondo il disegno del Padre. Amen. Scusate, c'è da spostare una macchina, una Fiat 100. Contempliamo il volto di Gesù per un momento. Il tuo volto io cerco, Signore, la luce del tuo volto risplende nel mio volto. Ma guardiamo a colei che a Gesù più somiglia, a Maria, la luce di Maria risplenda sul nostro volto. Care donne, vi prego, guardate Maria, la luce di Maria risplenda nei vostri volti. E se volete conservare la vostra dignità, fate notare agli uomini la luce di Maria nei vostri volti. Gli uomini vi rispetteranno, si prostreranno davanti a voi, diranno: ho incontrato Dio, ho incontrato la luce divina. Chiediamo allora al Signore che la luce della verità, la luce dell'amore, la luce della vita risplenda su di noi. E
chiediamo al Signore di risanare tutte le nostre infermità. Quando la donna si ammala tutta la vita dell'umanità, è portatrice la donna di ogni infermità. Chiediamo al Signore il risanamento di tutte le donne, il risanamento fisico, il risanamento spirituale della mente, del cuore, dell'anima, del corpo. Questa mattina io faccio questa intenzione particolare, il risanamento interiore di tutte le donne qui presenti, care donne, care madri e care figlie. Il sacerdote che Cristo in questo momento chiede al Padre, da cui discende ogni bene, il vostro risanamento. Il risanamento femminile. Se la donna è sana, tutta l'umanità è sana. Chiediamo al Padre del Cielo, per Gesù, suo Figlio, e per l'intercessione di Maria, nostra Madre, la donna tutta sana, tutta fiorente, di salute e di bellezza, che tutte le nostre donne siano risanate nel corpo e nello spirito. O Maria, Madre del ti preghiamo in questo momento, intercedi per tutte le donne, perché riacquistino la loro salute piena, la loro freschezza, la loro integrità nell'anima e nel corpo, e si presentano davanti al Padre, reintegrate nella loro salute spirituale e fisica. Per questo noi ti preghiamo. E adesso ti preghiamo per tutti quelli che si raccomandano alle nostre preghiere. Ti raccomandiamo tutti quelli che sono negli ospedali, nelle case di cura, per tutte le donne che in questo momento partoriscono, perché nel dolore essi danno la vita agli uomini, secondo quanto Dio ha stabilito, e che offrono a Dio i dolori del parto, perché tutti i loro parti siano benedetti da Dio e nessuno soffra troppo per i dolori del parto e tutti restino in vita nel parto, nel dare la vita agli uomini. Per tutte le partorienti noi ti preghiamo. Per tutte le donne consacrate a Dio, per chi offre la loro verginità al Signore e diventare madre spirituale degli uomini col loro sacrificio, con la loro attività, per queste noi ti preghiamo. Per la purezza dei bambini e delle bambine, minacciata dal demonio e dagli uomini indiavolati, perché la misericordia di Dio intervenga e salvi nella purezza che viene insidiata i bambini e le bambine nostre. Per questo noi ti preghiamo. Per tutti quelli che accudiscono i malati negli ospedali, per tutti quelli che sono impegnati nel risollevare le sorti degli uomini, per tutti quelli che consolano in questo momento i morenti, per queste persone noi ti preghiamo. E per tutte le donne impegnate nella vita, per le madri di famiglia,
perché portano il peso della loro maternità con dignità, perché accudiscono le loro figlie e con la vita materiale siano educatrici anche della vita spirituale per tutte le donne madre. Nel coniugio e anche per le donne madre fuori del coniugio, perché abbiano la consolazione di Dio e la considerazione degli uomini e non siano disprezzate. Per questo noi ti preghiamo e ti preghiamo per tutte le altre donne, per la vedova, le donne sole abbandonate dai mariti, le donne nubili, le ragazze, le bambine, tutti gli stati sociali, tutto il mondo femminile, oh Signore, noi te lo mettiamo davanti, perché la luce di Maria e la grazia di Maria risplende in loro, e per intercessione di Maria, con l'opera dello Spirito Santo, siano tutte salvate. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. E adesso interponiamo le altre intenzioni. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere, che questa sera ti presentiamo per le mani di Maria, nostra Madre, e ti ringraziamo perché per intercessione di Maria stai operando anche guarigioni. Il cuore di una donna è toccato in questo momento, rivede come in un lampo tutta la sua vita e dice: che male ho fatto, sono una disgraziata. Ma il Signore ti dice: Maria ha pregato per te. L'uomo può fare di una vergine una prostituta, ma Dio può fare di una prostituta una vergine. Confida nella potenza di Dio. Dio ti perdona, io ti restituisco la tua verginità di cuore e di mente. Io sono con te, ti perdono, e sei tu a me più cara che molte vergini e molte altre figlie. Signore, dà la maternità ad una donna che aspetta da tanto tempo. Ringrazio il Signore, se ne accorgerà fra 3 giorni. Il Signore risana una gamba ferita di una persona. Il Signore tocca l'orecchio di un uomo dove c'è una ciste. Il Signore lo risana. Il Signore tocca anche il tumore della pelle nel viso di una donna e la risana. Il Signore tocca i polmoni di una donna e anche i polmoni di un uomo infiltrati da un male. Il Signore guarisce. Il Signore risana la schiena di una persona e tocca l'osso sacrale di una donna ed essa guarisce. Il Signore risana l'utero di un'altra donna e risana le ovaie, entrambe le ovaie, di un'altra donna, perché il Signore è Dio della vita. Grazie, Signore Gesù. C'è una malattia femminile che in questo momento viene toccata da Dio, e questa donna affetta da candida e un'altra donna affetta da altre malattie simili. Sono avviato a pronta guarigione. Ringrazio il Signore per l'intercessione di Maria, nostra Madre.
E adesso, fratelli e sorelle, ci sono dei tanti dolori connessi con il ciclo che il Signore aggiusta, che il Signore lenisce. Tante donne si sentono alleviate come visitate dal Signore, ringraziano e benedicono il Signore.